Matteo 20, 24, 27 a 44. Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, lì si radunano le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non sarà, non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua porta. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Grazie Marco. E spero che renderò il libro del Levitico un pochettino più interessante oggi, ok? Perché non abbiamo fatto apposta. Allora, ringrazio il Signore per questo privilegio di poter esortarvi, ok? Grazie Marco di mi dare questa opportunità per condividere la parola e dare anche lui un po'. Sapete cosa sono queste? Sì. Come si chiamano? Vuvuzelas. Vi ricordate? Sì. Benjamin, la prossima. Vuvuzelas. Vi ricordate il campionato mondiale del 2010 in Sudafrica? Era più famoso, erano più famose forse queste trombe, che io non neanche mi ricordo che ha vinto, ma per queste trombe erano famose e queste trombe continuavano a sentirle almeno nei campionati mondiali, perché sono diventati molto famosi. E i campionati mondiali di calcio vengono, se non sbaglio, ogni 4 anni. C'è un calendario stabilito, penso che il prossimo è nel Qatar, nel 2022. Esiste un calendario per questi eventi sportivi. E a proposito di calendari, sai, ci sono dei calendari per l'anno, per esempio, di tante culture, di tante culture. Per esempio c'è il calendario Inca, il calendario degli Aztechi, c'è il calendario cinese dell'anno nuovo, che se vi ricordate a gennaio non hanno potuto celebrare Wuhan per causa di questo virus, era l'anno nuovo. Noi per esempio abbiamo il calendario chiamato greco-gregoriano che praticamente inizia dopo mezzanotte del 31 dicembre e non tutti questi calendari coincidono, ma anche Dio stabilì un calendario per il suo popolo, il popolo di Israele, che anche quel calendario di Dio non è che coincide esattamente con quello nostro. Ma praticamente nel calendario di Dio ci sono due stagioni primarie, è la stagione della primavera e la stagione della raccolta che è autunno. E i mesi sono basati sulla luna.
E in questo calendario di Dio, Dio aveva stabilito delle feste, dei festeggiamenti, al di là del sabato, perché il sabato era una festa. E queste feste che Dio aveva stabilito, il popolo doveva commemorare, festeggiare. E vorrei leggere dal Levitico 23, grazie, ok? Questo ordine, questo invito, no? Questo comando che Dio aveva per loro, e Dio, parlando a Mosè sul monte Sinai, disse: parla ai figli di Israele e di loro queste cose. Ecco, le feste dell'Eterno che voi proclamerete come sante convocazioni. Le feste sono queste: si lavorerà per 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di riposo e di santa convocazione. Non farete in esso alcun lavoro, è il sabato consacrato all'Eterno in tutti i luoghi dove abiterete. Queste sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei loro tempi stabiliti. Adesso non voglio elencare tutte, però questo è l'inizio di questo comandamento, cioè del sabato più queste altre feste, che adesso ne parlerò di queste altre feste. Però quello che vorrei dire prima di tutto è che non abbiamo prima di appunto di qualunque cosa, che le feste, queste feste, non è che provengono dagli uomini, non sono inventati dagli uomini per festeggiare Dio. E ne sono feste più di uomini, ma sono feste di Dio. Perché, come dice, sono le feste dell'Eterno. Ecco, posso scrivere. Sono le feste dell'Eterno. È una festa di Dio, questo. Sapete, comunemente nel mondo cristiano si ricordano o si celebrano delle feste, come abbiamo fatto, ricordato, no, adesso con l'Avvento, con Natale, no? Cioè, spesso si celebra l'Avvento, Natale, giorno di Natale, Venerdì Santo, ma come noi sappiamo, non c'è nulla di veramente santo in questi giorni. Sono feste stabilite dagli uomini che possono essere utili per ricordare delle occorrenze. E sono utili perché possiamo annunciare anche l'Evangelo in queste occasioni. Ma sono sempre feste stabilite dagli uomini, da Dio. E nella nostra nazione, di forte tradizione cattolica romana, ci sono ulteriori feste religiose che noi protestanti o evangelici non celebriamo perché contraddicono la scrittura. E le feste che Dio ha stabilito, le feste di Dio, non degli uomini, le troviamo nel Levitico 23. E vi incoraggio a leggere questo capitolo. E ci sono 7 feste. 7 feste più una che è il sabato. E queste feste che Dio aveva stabilito erano delle commemorazioni per ricordare, prima di tutto, la fedeltà di Dio, la provvidenza di Dio, la sua potenza che ha dimostrato sempre sul suo popolo, ma avevano anche un valore profetico. Per cose che dovevano avvenire, e alcune di queste cose sono avvenute, alcune altre cose non sono ancora avvenute. Tutto ciò che veniva ricordato in queste 7 feste e anche il sabato è avvenuto in Gesù Cristo. Erano cartelli indicatori che puntavano a quello che avrebbe fatto Gesù Cristo in l'opera del Vangelo. Per esempio, loro, nella stagione di primavera, c'era
celebravano la Pasqua. Vi ricordate cos'era la Pasqua? Era l'agnello, ricordo, no, del sangue che era sparso per liberare il popolo dall'Egitto. E la Pasqua, Gesù è morto nel giorno della Pasqua. Un danno a Gesù. Poi il giorno dopo il giorno della Pasqua iniziava la festa degli asini. Asini aveva a che fare con il lievito. Vi ricordate cosa simboleggiava il lievito? Cosa simboleggiava? Il peccato. Il secondo giorno c'era la Pasqua, il secondo giorno dopo c'era gli asini, il peccato. Puntava che cosa? Gesù Cristo. Cosa ha fatto Gesù Cristo? Era senza peccato e ha sconfitto il peccato e ci ha lavati dal nostro peccato. Dunque puntavano a Gesù Cristo. Dopo la Pasqua c'era il giorno della festa delle primizie, il terzo giorno. Notate, sono proprio coincidono con la morte, il seppellimento, la risurrezione di Gesù. La festa delle primizie iniziava. Le feste delle primizie. Cosa rappresentava? Rappresentava che loro, per dimostrare gratitudine a Dio, offrivano le primizie dei loro raccolti. Però in Gesù, lui è stato la primizia di coloro che risusciteranno dai morti. È stato lui che è andato, il nostro fratello maggiore che è morto e è risorto e è andato davanti a noi. Dunque queste feste coincidono con quello che ha fatto e avrebbe fatto Gesù. Poi c'era le feste della settimana, che era la Pentecoste. Settimane perché dopo 50 giorni, 7 settimane, c'erano ulteriori offerte da fare per dare gloria a Dio delle primizie. E dopo 50 giorni, che è successo dalla morte di Gesù? C'era il giorno delle Pentecoste. Questa grazia di abbondanza è venuta su tutto il popolo, su tutto il mondo. Dunque c'erano queste corrispondenze, correlazioni tra queste feste stabilite da Dio e quello che avrebbe fatto Gesù. Ora c'erano tre feste, ho perso un po' di tempo, non so, mi siete persi. C'erano tre feste, ok? Nell'autunno, e la prima si chiama Yom Teruah, che è festa delle trombe, la seconda Yom Kippur, che vuol dire la festa dell'espiazione, e poi c'era il Sukkot, festa del Sukkot, che è festa dei tabernacoli. Non voglio parlare di questi ultimi due, che iniziano, queste feste per l'ebraico osservate iniziano nel mese di settembre-ottobre, parte dell'autunno, ok? Ma vorrei che capissimo che queste feste erano delle commemorazioni. La parola in ebraico è Moed, che significa in realtà fare delle prove, esercitare attraverso movimenti o coreografia o simboli o canti, quello che è, mettere, fare una prova di una cosa che deve ancora avvenire. Erano sempre ricordi di una cosa che Dio aveva fatto, ma aveva a che fare con delle cose che sarebbe successo. Per esempio, erano delle prove generali. Vi ricordate, per voi che siete genitori e voi che sarete genitori, no? Cosa facevano i nostri figli quando era il periodo della recita? No? Eh? Okay. Facevano delle prove, giusto? Prima che andasse in onda, no? Si alzasse il sipario, no? Loro facevano delle prove generali, no? Senza le scenografie. I primi incontri succedevano a tavolino, in classe, ognuno leggeva le sue battute, il copione. Man mano che il regista, il direttore o la maestra spiegava quello che dovevano fare. Poi si fanno le prove del costume, ti ricordi? E poi arriva finalmente il momento che si alza il sipario e la scena va realmente in atto e in pubblico, con tutti i genitori, con tutti i parenti.
Poi quando è finito si chiude il sipario e tutti gli applausi ai bambini ma anche al regista. Dunque, non solo queste feste erano delle prove di quello che sarebbe poi avvenuto, ma queste feste, come dice sempre in questo versetto, dovevano essere proclamate nel versetto 2. Sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei tempi stabiliti. Erano cose che dovevano essere utili anche per proclamare ai popoli quello che sarebbe venuto, quello che sarebbe successo. E oggi vorrei parlare di una di queste feste autunnali, chiamate le feste delle trombe, Yom Teruah. E questa è la prima delle feste in autunno. Yom in ebraico significa giorno, Teruah significa gridare con gioia, gridare forte, strombazzando le trombe. E era l'unico giorno imprevedibile perché si basava sempre su quando appariva la luna, la nuova luna, che a volte si poteva vedere, a volte non si poteva vedere, a volte stavano troppo lontani, e allora dovevano sempre aspettare. E notiamo come queste cose coincidono con la venuta di Gesù Cristo. Io non sto dicendo che Gesù Cristo tornerà tra ottobre e settembre, non sto dicendo questo, però il concetto è questo, che non sapevi quando queste trombe dovevano essere suonate, no? E questo qui, e Dio disse riguardo questa festa, festa delle trombe, parla ai figli di Israele di loro: nel settimo mese, il primo giorno del mese, avrete un riposo solenne, una celebrazione festiva annunciata a suon di tromba, una santa convocazione. Non farete in esso alcun lavoro servile e offrirete all'Eterno dei sacrifici col fuoco. Dunque, qual era il significato per l'ebreo di questa festa delle trombe, Yom Teruah? Prima di tutto, questa festa era il ricordo dell'evento più grande, più straordinario, più meraviglioso, più sbalorditivo, l'avvenimento più memorabile mai avuto, mai successo dalla creazione della terra, ovviamente fino a che tornò Gesù Cristo, e rappresentava, si ricordavano il giorno, grazie a te, quando Dio apparve sul Monte Sinai. Quando Dio apparve sul Monte Sinai, era il ricordo che loro continuavano a fare per 3500 anni, lo fanno tuttora nelle sinagoghe, per ricordare questo evento, quando Dio apparve al popolo. Mosè, se vi ricordate, Mosè fu comandato da Dio di radunare un milione e mezzo di persone intorno al Monte Sinai, e dall'Esodo capitolo 19 il Signore disse a Mosè: va dal popolo, santificalo oggi e domani, fa che si lava le vesti, siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno il Signore scenderà in presenza di tutto il popolo sul Monte Sinai. Tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi da salire sul monte e da toccarne i fianchi. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte, nessuna mano dovrà toccare il colpevole, questo sarà lapidato e trafitto con le frecce. Animale o uomo che sia non dovrà vivere. Quando il corno suonerà a distesa, allora essi potranno salire su monte. Dunque, Esodo 19, vado avanti, dice: il terzo giorno, come fu mattina, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e udì un fortissimo suono di tromba.
Tutto il popolo che era accampato tremò. Mosè fece uscire dal popolo, il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio. E si fermarono ai piedi del monte. E allora cosa avvenne? Che dal cielo questa fiumana, questa moltitudine di persone, un milione e mezzo di persone intorno al monte Sinai, iniziarono a sentire dei suoni di tromba. Ci fu fumo, fuoco, lampi su questo monte. E questo suono di tromba diventava sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte. Non era una tromba umana, era una tromba celeste, non sapevano da dove venire. Era così intenso, era così incessante che dovevano dire basta Mosè, fallo smettere. E alla fine dell'ultima tromba Dio parlò e il popolo sentì Dio parlare a Mosè. Capite perché festeggiano questo giorno gli ebrei? E questa festa per gli ebrei è molto importante, come sono le altre feste per gli ebrei, perché ricordano un evento, e questa celebrazione che loro fanno in questo settimo mese lo fanno tutte le sinagoghe del mondo, e è necessario per loro fare questo, perché il popolo ebraico è un popolo, come si dice in inglese, almeno di expats, gente che ha lontano dalla loro patria, e loro trovandosi separati, perché dopo il 70 dopo Cristo erano stati sparsi in tutto il mondo, tanti andarono in Asia Minore, altri ebrei andarono in Spagna, altri andarono nella zona della Germania, altri andarono in Africa, altri ebrei poi con il tempo andarono in Nord America, in Australia, in Italia, a Roma, no? Erano separati tra di loro. Non è che c'era internet, non è che c'era la benedizione di Marco, no? Che li univo, potevano... No, non avevano niente. Erano separati da oceani. Però avevano queste feste, e questa festa era importante per loro, perché li ricordava quando andavano in sinagoga questo: Dio veramente è apparso a noi. Dio veramente è apparso a noi. Non è che è apparso l'angelo Gabriele a Maometto, non è che è apparso un angelo e mi ha detto di fare questo. Dio è apparso a un popolo, non un angelo, Dio è apparso a un popolo. Dunque vi rendete quale forza questo giorno delle trombe è per l'ebreo. E cosa fanno? Vanno e in quel giorno fanno un grido di gioia e suonano le trombe. E suona la tromba che suona, si chiama lo shofar. Come abbiamo detto, noi possiamo applicare questo giorno
alla profezia sempre riguardo a Gesù Cristo, perché in prima Tessalonicesi, e ha a che fare con quello che ha detto il pastore Marco, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con una voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Dunque, vedete la correlazione delle trombe e incontrare Dio, e le trombe alla venuta di Gesù Cristo, poi incontreremo Dio. Come Dio scese sul Monte Sinai, annunciato attraverso delle trombe, così la venuta di Gesù Cristo sarà annunciata attraverso delle trombe. Ma non sarà una tromba che sentiranno 1,5 milioni di persone. Sarà una tromba, o dell'ultima tromba, perché ci saranno 6 trombe prime che annuncerà i giudizi di Dio in cielo, queste trombe. Poi però l'ultima la sentiranno tutti nel mondo, morti e vivi lo sentiranno. Un lampo, segni dal cielo, cose che nessun uomo non potranno vedere. Dunque sarà l'ultima tromba. L'ultima tromba, e in quel momento incontreremo Dio. Con la voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo. Non è una tromba umana, non è due Samson, non è una cosa mandata attraverso internet o i libri. Lo vedremo tutti. E succederà qualche cosa di molto interessante. Dai, per favore. Ah, no, c'era un altro video? Sì. Scusate. Iniziato da base jumping, è quando si buttano da posti alti, palazzi con le paracadute. Questa è nata da quella scuola, diciamo, e volano, questi volano a 200 km all'ora. E muoiono molto spesso. Sì, è gaiatissimo. Io vedo questi e l'invidio, però è un video sbagliato, perché è pericolosissimo. E hanno intervistato delle persone, il 70% conoscono qualcuno che è morto o qualcuno che sta lì. È pericoloso, è pazzia, non è giusto fare la tua vita in questo modo.
E però io quando vado su questi siti, perché mi piacciono questi siti, io metto i commenti perché è un'opportunità, come quello che hai mandato tu oggi, no? Sul fatto dei social media, e io dico, ehi, lo sapete una cosa? Pure io lo farò questo, no? Pure io lo farò questo, e lo sai quando lo farò? Lo farò quando Gesù torna. L'unica cosa è che io non è che vado giù, io andrò su. Dunque tu ci andrai, dunque io ti lascio sempre questi commenti per farmi pensare, no? Che pure tu lo farai quello, dunque arriverà. Comunque sia, cari fratelli, Gesù sta per tornare, le trombe suoneranno, ci sarà il suono dell'ultima tromba. Paolo lo ripete questo in Primo Corinzi, no? Ecco, vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Poiché? Perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corpo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo mortale rivesti l'immortalità. Dunque vorrei lasciarvi con questa realtà da riflettere, no? Il ritorno di Gesù Cristo è una realtà, avverrà, lui veramente tornerà, come popolo ebraico nella sinagoga suonando, era un ricordo che veramente Dio ha parlato con loro, hanno incontrato il suo popolo, lui veramente lo tornerà. Il problema è che tutti noi lo sappiamo e i nostri figli lo sappiamo e forse abbiamo parlato ad altre persone e questo messaggio entra e esce. Sì, lo so, sono d'accordo dottrinalmente, teologicamente, no? Che Dio Gesù tornerà. Però lo sai che succede? Perdiamo l'aspettativa, l'imminenza, che può essere in ogni momento, si perde quella, come si dice, quell'ansia buona che dice Gesù tornerà. Ma scusa, i primi cristiani, no, aspettavano il ritorno di Gesù Cristo. Infatti, è vero, ecco perché Pietro, lo leggo io, scrisse in secondo Pietro una lettera e dice, e tanti diranno, ma dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione, no? Le cose tanto sono state sempre le stesse, no? Ma voi carissimi, non dimenticate questa unica cosa, per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Nella notte, in quel giorno, i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Pietro sta dicendo, guarda, non dite, non perdete questa ansia, questo anticipo, questa venuta dell'imminenza. Ogni generazione deve avere quest'ansia, che è un'ansia buona questa, è un'ansia gradita al Signore, perché stiamo aspettando il suo ritorno. Noi non vogliamo essere come le cinque, vi ricordate la parabola delle 10 vergini? 10 vergini che aspettavano lo sposo, 5 l'avevano presa troppo alla leggera e non ricaricarono la loro lanterna d'olio, e lo sposo arrivò quando non se l'aspettavano e non c'era, era troppo tardi per loro. Dunque non dobbiamo perdere questa imminenza. Dice, beh, tanto non è successo nel tempo di Pietro, nel 200 dopo Cristo, 800, tanto le cose vanno avanti così. È un discorso difficile, io lo faccio con i miei figli, una lotta con mio figlio, con i miei figli, l'hanno fatto nel passato. Sì, ma il Signore ti dice, tu non devi pensare in quel modo, perché può venire in ogni momento.
Sei pronto? Sei pronto a incontrare il Signore? La seconda cosa che vorrei lasciarvi è che questo pensiero, che il paradiso è un luogo vero dove noi andremo. È un posto vero. Cosa ha detto Gesù? Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto, forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Dunque è un luogo vero che Gesù ha preparato un luogo per noi e può tornare in ogni momento. E teniamoci presente ciò che avverrà e proclamiamo questa festa Yom Teruah. Ora la domanda è: ma noi dobbiamo osservare queste feste? Perché sono feste di Dio, no? No, perché non è che sono feste per i gentili, noi siamo gentili. Ricordarle è una cosa buona e non c'è assolutamente nulla di male. Non sto giudaizzando, no? Giudaizzando che erano i gioventù, no? Che stanno portando dentro leggi da osservare insieme alla Chiesa. No, però se noi a settembre, ottobre, in quel giorno vogliamo alzarci e gridare, lo possiamo fare pure adesso, suonare della tromba, è un ricordo. È un ricordo, come lo è l'avvento, come lo è, no? E non c'è di male, lo possiamo fare pure adesso, no? Però, dunque, non è che siamo obbligati a farlo, non c'è niente di male se lo facciamo. Il problema è che tanti credenti cominciano a fare questo e lo rendono obbligatorio, e noi. Ma Dio, fratelli, noi non siamo figli di minori, no? Non siamo figli di serie B perché non siamo fratelli. Perché Dio ci ha dato una festa. Dio ci ha dato una festa, non ci ha lasciato senza festa. Tu che fai? Fai una festa per Angelo e non lasci una festa per Mattia? Non lo fai così, no? C'è una festa. E questa festa noi la celebriamo un giorno su sette. È il giorno che veniamo insieme. E abbiamo una festa. E quando noi abbiamo preso prima la Santa Cena, è un ricordo. E in quel ricordo è tutto quello che Gesù è per noi, che ha fatto, perché ci ricordiamo che cosa? Ci ricordiamo la Pasqua. Ricordiamo quando prendiamo la Santa Cena e adoriamo Dio. Ricordiamo che è morto per i nostri peccati, l'agnello senza di Dio. Ricordiamo che Lui è risorto. Ricordiamo che è per tutti coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo il giorno del Pentecoste. Ricordiamo che Lui ritorna. Perché cosa ha detto? Io non mangerò più di questo pane, di questo frutto della vigna, finché verrà il regno di Dio. Dunque è tutto lì. È tutto lì. Quando veniamo insieme, non è il circolo enogastronomico che viene qui. È il popolo di Dio e festeggiamo Dio. E a me quanto ci rattrista vedere persone che dormono, che vabbè lo faccio a casa, faccio quello, non sanno cosa stanno perdendo, perché è la festa di Dio. Noi non siamo chiamati a osservare delle cose, però a volte mi dicono: ma tu osservi il settimo giorno, il sabato, domenica, questo. Ma scusa, tu commetti adulterio? No, non dovresti. Perché? Perché c'è nei 10 comandamenti. No, rubi? No, non dovresti, perché c'è nei 10 comandamenti. Onore tuo padre e tua madre? Sì, ma c'è anche lavorare 6 giorni, sempre per riposo. Perché è un'anticipazione di quel riposo che noi avremo e abbiamo in Dio. Dunque, quando veniamo qui, ragazzi, fratelli e sorelle, i ragazzi che sono più grandi di voi, però complimenti. Veniamo sempre con quell'aspettativa di celebrare
la festa di Dio. E le ultime parole che disse Gesù sulla in Apocalisse, avanti per favore. Colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. E noi diciamo tutti insieme, lo vogliamo dire tutti insieme? Ah. Vieni Signore Gesù. Amen. Amen. Vai. Gesù sta per tornare. Quando non sappiamo. Siamo pronti, sei pronto? Se tu che hai ascoltato queste cose oggi sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai udito, prego queste cose siano a me nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio essere pronto al tuo ritorno. Voglio farmi trovare pronto, farmi trovare pronta dopo aver fatto quello che è la tua volontà durante questo tempo che ho qua in terra. Aiutami a essere una tua testimonianza, una tua luce, a trasmettere questa anticipazione. Io voglio vivere con anticipazione il momento in cui tu tornerai. Non vedo l'ora che tu venga, Signore Gesù. Io voglio incontrarti, che sia ora, che sia dopo. Non so quando sarà, ma so che tu realmente tornerai. E sarà una festa per coloro che hanno creduto in te. Per questo, Signore, non mi stancherò mai di testimoniare agli altri di questa realtà, che tu ci sei, che tu tornerai, perché io voglio gioire insieme a tutti quanti quelli che posso conoscere, che posso portare a te. Te lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen. Amen.